Ciao ragazzi, sono Happy! Bentornati su Mega Wow! Oggi è successo un casino. Sono andato dal parrucchiere. Odio andare dal parrucchiere. Gli ho solo detto di darmi una spuntatina alla criniera e mi sono ritrovato blu. A proposito di criniere, vediamo se Barbara se la cava meglio con pettini e tinte. Ciao Happy! Che bello essere ancora qui insieme a voi su Mega Wow! Oggi ci vedete perché, come sapete se mi conoscete, sapete che ho un po' di capelli. Pure io. Un po' di capelli lunghi, tanti capelli. E infatti il video di oggi è su una bambola piena, piena di capelli, che ha un motto particolare che dice Big Hair, Big Hair, ossia capellona? Non fa niente, non mi interessa. Vi facciamo vedere e apriamo insieme un Adorables. E non vedo l'ora, sono delle bamboline molto 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 belle e soprattutto molto capellone, come noi. Eccoci tornati in postazione da unboxing. Questa è la nostra scatola, ma potete vedere che qui c'è un piccolo divano. Perché noi le Adorables le conosciamo già? Perché ne abbiamo già una. Abbiamo due! Ne abbiamo tre! Ecco, non qui. Sono tre, no, 86! No, eccole qui le nostre. Guardate quanti capelli hanno! Sono delle bamboline deliziose. Hanno una misura intermedia, ossia sono medie. Vedete? Non sono né piccoline come le LOL, né grandi come altre bambole. E adesso ne apriamo un'altra insieme, non vedo l'ora. Questo si tira. Oh, e cominciamo con la checklist o cartina, come, la piace, cartina. Come piace chiamarla a me. Allora, queste bamboline, eccole qua, l'impostazione. Happy, hai visto Lara che aveva il cerchietto da unicorno? Ecco, l'ha messo in tuo onore, ma lei si veste sempre con il cerchietto da unicorno. E guarda, c'è anche una Adorable che ha il cornetto da unicorno, anche lei. E sono 12, ma ogni bambola ha 3 varianti. Quindi in totale ci sono 36 possibilità diverse. Sono tutte quante super carine. C'è Noah che diciamo è la protagonista ed è una youtuber, è una blogger che ha coinvolto tutte quante le sue amiche per praticamente avere un canale YouTube super super pieno. Happy, un po' tipo Mega Wow, eh? Noi abbiamo due cat, eccola qui, anche se si trova la stessa bambola si può trovare in due varianti diverse e sono veramente molto 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 diverse. Infatti le nostre due che vedete lì sono appunto diversissime, pur essendo, diciamo che sembrano cugine o sorelle. Anche queste bambole si aprono con le cernierine e anche queste bambole sono appunto blind, perché non si sa chi c'è all'interno, e anche queste bambole hanno degli scomparti e delle sorprese che ricordano un pochino le LOL. Sì, è vero, c'è questa, diciamo, questa cuginanza, parentela, come lo vogliamo dire? Non lo so, però a me le LOL piacciono e alle LOL piacete voi. Che bello, meglio, le bambole sono tutte amiche. Ballerina, tira la prima cernierina. Leggi. Vai. Allora, qui ci sono la sorpresa, c'è la bambola. Questa non ce l'abbiamo. E qui questo sono sfondo. Le sorprese, che bello. C'è pure il cagnolino. Il cagnolino. Allora, lo sfondo cambia praticamente quasi sempre. Ogni bambola ha degli sfondi diversi. Quindi questo sfondo noi non l'abbiamo mai trovato. Quindi chissà, non credo che sia una delle bambole che già abbiamo. E ora che abbiamo aperto il nostro set, cominciamo dalle sorprese. Numero uno. Numero uno. Stacco e guardate che esce fuori. Esce fuori questa scatolina. È diverso poi dalle altre. È vero, altre. Cambiano sempre. Sembra, ragazzi, yogurt, sembra una merendina. Infatti, qualcosa da mangiare. Mi ricorda questo. Prima sorpresa che troviamo, c'è il pettinino che è rosso. C'è un bigliettino di adesivi. Questi adesivi si possono utilizzare per decorare quello che volete, oppure come usa Lara ci si fa gli orecchini. Vai tu, tira fuori. Vediamo un po', facciamo già con gli accessori. Qui c'è il telefono. Il telefono è un telefono molto pratico perché è di carta, cioè è un adesivo. Voi lo staccate, che è molto difficile, vedrete che adesso faccio una cosa difficilissima. Lo piegate e fatto. Ta-da! Avete un cellulare per uno smartphone per la vostra bambola. A parte quello, abbiamo trovato anche il primo abbigliamento, sia le scarpe. Scarpine. E ha delle scarpine sportive azzurre e rosa. Andiamo avanti. Numero 3, aprilo te. Alla rima, numero 3, aprilo te. Una ciocchina di capelli col... Ma che carina, col pompon. Ricciolina alta boccolosa e c'è anche un adesivo con tutte quante le sue amiche. Numero 4. La devo aprire io. Vai, vai, chicca, vai. Oh, è Noah.
No, ah, perché sì, c'è abbiamo uno spoiler involontario di Noah. E qui c'è, però aspetta, potrebbe essere anche una di loro. Vediamo se abbiamo ragione oppure no. Bambola, vai. C'è Noah, però c'è sempre Noah, quindi vediamo un po'. Vado, spellicolo, tiro forte. Vai, tira. C'è Noah! Però è la versione con le codine. Eccola qui, è proprio carina. Sulla checklist lei è selfie Noah. Infatti è in variante con le codine, il ciuffetto extension e l'assa del selfie per potersi fare le foto insieme a tutte le sue amiche. Ciao ragazzi, sono stata scartata da Barbara e Lara nel canale di Mega Wow e sono già iscritta. E fatelo pure voi. Guardatela, sta già facendo una storia. Ciao Noah, sei bellissima. Ciao. Sai che ti aspettavamo tantissimo, non vediamo l'ora di trovarti, siamo veramente contente, sei bellissima. Questo vestitino è stupendo e sei piena, piena, piena di capelli. Insomma, la nostra bellissima Noah, oltre ad avere tutta questa massa di capelli, ad essere così simpatica, ha tutte le braccine e le gambette super articolate. Ecco, ve lo volevo mostrare, perché veramente possono prendere un sacco di posizioni e sono anche super sciolte. Guardate che spaccata che riescono a fare, sono veramente molto molto plastiche. L'unica cosa che magari non stanno tanto in piedi perché i loro capelli pesano tantissimo. Insomma, Happy, ti è piaciuta? Ma come colori secondo me ti piace, perché un po' ti assomiglia, che dici? Ragazzi, noi vi salutiamo, ci vediamo ancora qui su Mega Wow, iscrivetevi al canale perché stiamo diventando tantissimi in pochissimo tempo, perché è un canale bellissimo. Avete ragione ragazzi, hai ragione. E allora non mi resta che dire quello che diciamo in ogni video di Barbara e Lara, ossia un bacio a tutti quanti, ci vediamo presto qui e sul nostro canale, ciao! Ciao! Mi sta iniziando a piacere questo colore. Ragazzi, a voi piaccio di più con la criniera rossa o blu? Scrivetemelo nei commenti e io seguirò i vostri consigli, ma ricordatevi sempre che ognuno è bello così com'è. Siate sempre voi stessi, la cosa più importante è la personalità. Ragazzi, a domani! Iscrivetevi su Mega Wow!